Ed eccoci ancora insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Interessantissimo, almeno spero anche per voi che sia interessantissimo questo percorso che abbiamo fatto così, un po' come si dice, a volo d'uccello, per poi riprenderlo magari nel futuro, su questi i mezzi di comunicazione, come vengono usati, se si potessero anche usare in maniera migliore, ma l'abbiamo capito, esatto, che è possibile usarli in maniera migliore. Veniamo un po' adesso dal nostro ospite Marco Baruffato, che ripeto che è consulente di comunicazione, di andare a fare una piccola critica, sì, sul grande mezzo di comunicazione per eccellenza, che è la televisione. Esatto. La mamma. La nostra mamma. La mamma televisione, come qualcuno scrisse, sì. Per me è stata una Bibbia quel libro, e che cattiva maestra televisione, cioè il titolo era già molto significativo e credo che oggi sempre di più sia cattiva televisione senza maestra. Perché non ci concede, Marco, cioè la possibilità che qualche cosa, magari visto no, anche le ristrettezze economiche, si sia un pochettino più ridimensionata, no, quello sicuramente, in certi canali, sotto certi quello aspetti. Sicuramente devo dire, ci sono dei contenuti e dei canali e delle realtà che funzionano molto bene. Il problema però è che la gente ancora è legata a quel mare magnum che purtroppo produce contenuti di cattiva qualità, e questo è il problema. Cioè, io non è che faccio sempre, cioè a volte aggredisco, ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Purtroppo però so che dall'altra parte la gente si nutre soprattutto di questi contenuti cattivi, e quindi a volte la mia è proprio una provocazione intesa a sensibilizzare. Cioè io cerco di dire attenzione, la televisione non è tutto oro quello che luccica. Non dobbiamo prenderci per brodo colato quello che ci viene, per oro colato, e non solo per brodo colato quello che ci viene detto. L'ha detto il telegiornale, oggi si sente ancora tantissime volte da tante persone. Sì, oppure faccio così perché l'ha detto faccio la così televisione. Perché l'ha detto la televisione, faccio così perché l'ha detto quella là su quel programma. Ma poi la cosa ridicola è che l'ha detto la televisione, non l'ha detto magari l'esperto. No, l'ha detto il la dottore, televisione, poi l'ha detto la chiunque. Quindi però l'ha detto questa, la televisione. Questa definizione l'ha detta la televisione, esatto. Ci dà proprio il polso, secondo me, esatto, no? E questa è la cosa più pericolosa, la distorsione che sì, la distorsione della realtà. Cioè io a volte invito a dire guardate il telegiornale nel modo corretto. Spero ci sarà l'occasione di parlare ad esempio magari solo di questa tematica, approfondendola in futuro, su come i TG purtroppo tendono a costruire la notizia in un certo modo e la gente tende a captare solo quello che si vuole che sia captato, per cui ovviamente c'è una scarsità di informazione, poi perché non tutti vanno a fare poi un approfondimento, vanno a cercare la notizia da un'altra parte per sapere qualcosa di più. Purtroppo assistiamo, come faccio una provocazione subito così, ma scusatemi, nessuno si è mai chiesto come mai quando c'è un caso di cronaca eclatante poi per 4 mesi si parla solo di casi di cronaca simili? Oppure si parla sempre di questo caso ma non si aggiunge mai niente di nuovo, eppure morbosamente la gente che segue. Io vorrei ricordarvi, proporci il mostro, sì, così spaventati. Esattamente. Non pensiamo ad altro. Io vorrei ricordare un caso celebre da questo punto di vista, parliamo del delitto di Cogne. Io nella mia tesi ho parlato proprio, non l'ho coniato io, però ho utilizzato un termine che secondo me è molto forte, che è Cogneful. Cioè è stato trasformato in beautiful, è stato trasformato in una cosa dove la gente si muniva di bigliettino fuori dal tribunale per entrare a vedere l'udienza. Cioè, ma vedere l'udienza, sentire l'udienza o vedere la persona? Ma in realtà vedere la persona e vedere che c'erano le telecamere che la riprendevano, cioè questo è lo sconcertante, era per poter dire sono stato lì. Non era perché c'era non è perché c'è la sete di curiosità, perché uno magari studia giurisprudenza. Sì, c'era lo studente di giurisprudenza, ma se è uno su 15 io mi preoccupo, se gli altri, certo, 14 sono dei morbosi curiosi, dei voyeur, come si dice, no? Certo, gente che ha voglia di vedere. È giusto, ci sta, tutti siamo un po' voyeuristi, tutti abbiamo un po' voglia di vedere, di scoprire il proibito, siamo sempre un po' sulle tematiche anche di prima. Però quello che mi preoccupa è che dobbiamo cercare di andare oltre. Bisogna cercare di capire che il mezzo televisivo è uno strumento importantissimo, ma che a volte viene abusato o usato male
sia da chi sta dalla parte del produttore, ma sia anche da chi sta dalla parte dell'utente che lo utilizza e che lo segue. Comunque anche quello strumento che viene indubbiamente usato per deviare i nostri pensieri o per catturare la nostra simpatia o antipatia, che sia. E questa è la cosa più deleteria, perché se devo riassumere quello che ho detto, il lavaggio del cervello, e sì, questa non è una bella cosa. No, io penso... La libertà del pensiero, la capacità di formulare, la capacità di elaborare, non dovremmo farcela togliere. Io penso, quando lei dice catturare la simpatia, penso a quei politici che pur di rendersi nazional popolari vanno a programmi come il bagaglino o cose di questo tipo. Quella non è comunicazione, quella non è strategia politica, cioè è strategia politica ma è quella sbagliata, è deleteria perché confondiamo la gente, così come dicevo prima, appunto, parlare di alcune cose per distrarre la gente da altre, parlare di fatti di cronaca o parlare di cose che interessano le persone. Si parla sempre delle pensioni ultimamente perché sanno che la gente vuole sapere delle pensioni, ma non si parla di tante altre cose che sono molto importanti. Si nascondono, si tacciono, o comunque si parla così involata la notizia di mezzo secondo e poi ci si concentra su altro e quel mezzo secondo viene perso. Mi verrebbe tanto il desiderio fortissimo, no? Appunto di fare nomi e cognomi, non delle persone, nomi e cognomi dei fatti. Noi siamo qui, Regione Lombardia, e quello che sta succedendo in Regione, a dire che è scandaloso, a prescindere dall''ndrangheta, certo, dall'infiltrazione delle mafie, non, certo, della mafia, no, ma anche quella di come si come stanno traccheggiando la come la stanno legge, gestendo la, sì, ma questo è proprio un traccheggiamento, per arrivare ad avere i loro benefit prima di, esatto, queste sono le cose che noi, sì, dovremmo sapere, anche, sì, perché poi veniamo chiamati alle urne, sì, per, sì, dare, sì, il nostro voto a qualcuno, sì, per mettere in regione un, sì, rappresentante. Sì, poi ci sono quei personaggi che dicono no, ma io mi dimetterò prima, non vi preoccupate, e poi guarda caso, sì, sono ancora lì. Appunto, sono ancora lì. Esatto. Sono ancora, esatto, lì. Esatto. E per questo che alle volte si viene così frastornati dal grido al lupo, così non poniamo più attenzione a questo. Esatto. Cose. Meglio un diversivo, meglio una stupidaggine, sì, meglio un varietà un po' così, insomma, per quello che può dare come varietà la televisione. Si nasconde un po' la polvere sotto il tappeto, no? Giustamente. Ecco, ma che cosa si potrebbe proporre, se è il caso di farlo, no? Al teleutente, così definito, per essere un pochettino più capace. Più capace di entrare nel vivo della propria vita, perché poi la vita politica, la vita che ci viene proposta attraverso la televisione, prima o poi viene a far parte del nostro quotidiano. Quindi noi abbiamo il dovere, esatto, di autodifenderci, sì, no? Non lasciarci fagocitare da certe situazioni. Io penso situazioni. Che quello che abbiamo iniziato oggi, penso e spero che possa essere la strada per fornire quelle indicazioni corrette per navigare in questo mare di strumenti. Veramente, quello che dice Marco Baruffato penso che sia l'esatta denominazione, mare, un mare di strumenti che abbiamo tra le mani e dobbiamo imparare a gestirli nel meglio possibile, insegnare ai nostri giovani a gestirli ancor meglio di noi magari, e non lasciarci deprimere, ecco, da tante notizie negative di cui siamo bombardati, perché non è la reazione migliore ad un momento così difficile che stiamo affrontando e che durerà purtroppo ancora nel per tempo. Tempo. Io ringrazio Marco Baruffato, ripeto che è consulente di comunicazione. Grazie a voi. Torno a ripetere, consulente a 360 gradi più uno. Lo invito subito qui in diretta da Radio Missione Francescana a tornare a trovarci. Senz'altro. Per approfondire quei temi che oggi abbiamo appena accennato. Esatto. Impariamo ad usare e a capire che cos'è la comunicazione e i suoi mezzi. Esatto. Grazie al nostro ospite, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, e una buona giornata da parte mia.